Grazie, sono molto lieto di essere qui con voi a discutere di questo libro, un libro che mi piace molto, sono felice. Sono felice anche di essere qui perché ho ascoltato tanti amici e colleghi che da un po' di tempo mi hanno. E io, Stefano mi ha chiesto di presentare il libro e la cosa che ho ritenuto forse più stimolante per tutti noi e di fare una serie di domande, cioè interrogare i Sicini su alcuni punti. Incomincerò io a fare domande, però ci sono tanti colleghi, tante persone qui. Se qualcuno, mentre parliamo, ha una domanda da fare lui, si dà la mano, ci fermiamo e così possiamo coinvolgere. Quindi siete tutti invitati a unirmi a me in queste domande, che possono, adesso vediamo un po' le risposte di Stefano. È la prima domanda che mi sento di porre a Stefano su questo libro e sul titolo. Il titolo è L'universo è fatto di storie, non solo di atomi. Allora, siccome Stefano Sicini ha studiato per una vita gli atomi, e la prima cosa è se, cos'è un pentimento, qualcosa. Adesso si mette a parlare di storie, allora perché storie? Grazie per la domanda, non è un pentimento. L'origine di questo titolo è duplice. Uno è legato alla storia, quindi c'entrano le storie anche in questo caso. È legato al fatto che questo libro è nato da una vicenda in cui io mi sono trovato personalmente coinvolto di striscio, nel senso che una decina di anni fa a una conferenza della Società dei Materiali, una società internazionale scientifica che ha migliaia e migliaia di membri, chimici, fisici, ingegneri, questa società organizza ogni anno due conferenze, una in primavera si fa sempre a San Francisco e l'altra si fa sempre in autunno a Boston, ed è l'occasione per fare il punto sulla scienza dei materiali. Io mi occupo in particolare di nanomateriali, quindi ero presente a questa conferenza nel 2002, eravamo alla prima settimana di aprile, e in quel caso veniva dato un premio a un giovane ricercatore, perché questa società appunto dà ogni certo numero di anni un premio ai giovani ricercatori sotto i 35 anni che hanno dato risultati molto promettenti. In questo caso chi veniva premiato era un ricercatore tedesco che si chiama Jan-Hendrik Schön, che lavorava alla Bell in quel momento. La Bell sono laboratori che sono negli Stati Uniti, sono a New York, e sono laboratori che nei 100 anni della loro storia hanno prodotto 7 premi Nobel. E in questo caso anche il ragazzo sembrava in qualche modo sulla strada del premio Nobel, perché aveva negli ultimi anni fatto scoperte riguardo appunto la possibilità di miniaturizzare i componenti che giocano un ruolo importante, ad esempio nei computer, tutto quello che ha a fare con la microelettronica, a livello di molecole organiche, e quindi riusciva con una singola molecola a fare quello che fanno i chip al silicio. E alla fine di questa conferenza ci fu, come al solito, i fisici invece di applaudire battono con le nocche sul tavolo, è un'antica usanza che probabilmente è nata in Germania nell'Ottocento, e in quel caso ci fu un grosso rumore di fondo, cioè tantissima gente che batteva le nocche sul tavolo, ma c'era un certo numero di persone che ostentatamente mantenevano le braccia serrata, e in qualche modo questo mi ha colpito. E per farla breve, la storia è raccontata nel libro, quello che è successo è che poi si è dimostrato che le ricerche di questo ragazzo erano frutto di frode, cioè era molto abile nel manipolare il computer, e quindi i suoi risultati erano costruiti con opportuni software, erano abilmente costruiti, nel senso che lui immaginava quello che potevano essere i risultati, ed era stato ad esempio il più giovane nominato direttore di un Max Planck Institute in Germania. Gli era stato offerto un Max Planck Institute a 31 anni e nel settembre di quell'anno sarebbe dovuto andare a Stoccarda e dirigere questo istituto. Quello che successe è che venne fatta aperta un'inchiesta, è narrata la storia del libro ed è molto interessante perché c'è anche degli aspetti che hanno a che fare con la vita moderna, nel senso che ad esempio è molto interessante il fatto che due dei ricercatori, che erano una donna e un uomo, una fisica e un fisico, che studiavano questo caso alla ricerca delle prove della frode, si scambiavano i loro email filmandosi Scully e Mulder come in X-Files, quindi anche loro prede in qualche modo dei media. E alla fine si scoprì appunto che questo ragazzo era truffato, e quello è stato il punto di partenza dell'idea
prima di fare un corso sul problema delle frodi scientifiche, un corso perché in quel momento io cominciavo a dirigere la scuola di dottorato in fisica e nanoscienze a Modena e pensavo che potesse essere una buona idea quello di raccontare ai ragazzi storie che erano avvenute nell'ultimo secolo, anche nei secoli precedenti, per capire cosa significa buona e cattiva condotta scientifica. Infatti il corso si chiama, lo faccio tuttora, si chiama buona e cattiva condotta scientifica. Quindi da quel corso, da quella storia è nato l'idea di scrivere un libro. Il titolo è legato a un altro aspetto che ha a che fare con, come diceva prima la nostra ospite, recentemente ho scritto anche una commedia e ho una figlia che si occupa proprio di teatro. Allora una volta mi raccontava una storia che mi ha fatto pensare, che era il fatto che nel teatro fino a Bertolt Brecht si pensava che quando l'attore entrava in scena doveva nascondere completamente il lavoro fatto durante le prove, cioè doveva essere come se in quel momento lui entrasse e cominciasse a dare la commedia o la tragedia e nascondendo tutta quanta la fatica delle prove. E invece secondo Brecht quello che bisognava fare era che l'attore doveva entrare in scena e mostrare tutta la fatica delle prove, perché così si capiva realmente di cosa si stava parlando. Allora, da questo punto di vista, far capire che all'interno del lavoro scientifico c'è anche fatica, cioè molto spesso i risultati ci vengono presentati come una strada molto semplice e molto facile e in qualche modo scritta, invece è frutto delle nostre fatiche. Quindi queste storie raccontano anche le fatiche che ci sono e anche le possibili deviazioni che possono avvenire in queste situazioni. E allora il titolo è nato da una poesia di una poetessa americana che si chiama Muriel Rukeyser, che aveva scritto una poesia che un verso diceva: il mondo è fatto di storie, non di atomi. Allora io da fisico ho cambiato il mondo in universo e ho messo un non solo, perché è fatto anche di atomi, ma è fatto anche di storie, e quindi a questo punto di vista le storie hanno a che fare con questo. Senti, facciamo un passo avanti, poi andrò a rimanere sulla copertina. Il sottotitolo dice: breve storia e truffe scientifiche. Ecco, sono tutti uguali queste truffe? Cioè, sono tutti uguali o c'è una varietà di truffa a livello della scienza? Allora, su questo sottotitolo vorrei raccontare una storia, un'altra storia. Non era il sottotitolo che io avevo pensato. Il mio sottotitolo era Frodi, errori, illusioni e la struttura della ricerca scientifica, perché se voi leggete il libro vedete che non si parla solamente di Frodi, si parla in alcuni casi anche di illusioni, si parla di errori e si mette in luce anche il fatto che l'errore e la frode sono due cose profondamente diverse e il fatto che noi dobbiamo difendere l'errore, perché l'errore ci fa progredire, cioè l'errore è un modo per andare avanti, la frode invece è un modo per fermarci. E quindi faccio un appello proprio a decriminalizzare l'errore, cioè l'errore è importante. Siamo qua a Firenze e faccio un esempio, che è un esempio che ha a che fare con Galileo quando puntò il suo cannocchiale su Saturno. Il cannocchiale era all'inizio della sua storia, quindi non era ancora particolarmente efficace, e in quel momento gli anelli di Saturno erano posti in una posizione che Galileo pensò che Saturno fosse fatto da tre corpi, che erano tre pianeti uno accanto all'altro, quindi lo chiamò Saturno tricorporeo. E poi dopo l'osservò, dopo qualche mese, chiaramente il piano degli anelli di Saturno cambia durante il tempo e si accorse che i corpi erano scomparsi, quindi Saturno tricorporeo non era più tricorporeo. Aveva fatto un errore legato al fatto che il suo cannocchiale non era ancora così preciso. Huygens, 40 anni dopo, con cannocchiali molto più potenti, chiarì il problema e si scoprirono gli anelli di Saturno. Gli errori sono importanti, gli errori vanno difesi, le frodi invece no. Quindi a me pareva che un sottotitolo di questo genere fosse maggiormente indicativo. È stata la casa editrice che ha scelto, e devo dire che probabilmente non avevo tenuto conto del fatto che l'effetto probabilmente di un sottotitolo del genere è maggiore di quello che io avevo pensato con il mio, e quindi a questo punto di vista probabilmente è servito anche a dare maggior risonanza al libro stesso. Ti chiedevi se ci sono frodi e truffe diverse. Chiaramente ce ne stanno di molti tipi e molto differenti, e il libro ne racconta 100 anni di storie. Io mi sono limitato a raccontare quelle che hanno a che fare con la fisica e con la chimica, perché penso che sia importante che uno parli delle cose che conosce meglio, e quindi io, essendo un fisico di professione che si occupa poi di nanostrutture, quindi era in grado di
raccontare queste storie in modo tale che fossero capibili e comprensibili per tutti, ma mantenendo un rigore scientifico che è importante secondo me mantenere sempre. Però chiaramente ce ne sono in tutti quanti i campi, anzi probabilmente i campi che ho scelto sono forse quelli che li vedono in maggiore, in minore misura rispetto ad altri. E esistono diverse tipologie di frodi, esistono frodi che sono legate anche a diverse motivazioni. È difficile capire delle volte la motivazione che spinge un ragazzo o uno scienziato affermato in altri casi verso l'inganno. Quello che è certo è che si vede nel tempo una variazione nella tipologia delle frodi e si vede qualcosa che ha a che fare con quanto si diceva all'inizio. Cioè io credo che dobbiamo chiederci dove sta andando la ricerca scientifica in quanto struttura, cioè di come ci stiamo strutturando e di come stiamo giudicando il lavoro anche dei giovani in questo caso. Nel senso che quello che io vedo è che negli ultimi anni due tipologie di frodi sono fortemente aumentate. La prima legata a perpetratori giovani che trovandosi in situazioni di precariato, perché stiamo andando sempre di più verso una struttura in cui i ricercatori sono ricercatori che vengono pagati a contratto, su contratti molto brevi, in cui è importante avere risultati immediati, la tentazione è forte e quindi un tipo di manipolazione avviene in questa tipica situazione, il ricercatore giovane che tenta di raggiungere il risultato per poter aspirare ad un posto in qualche modo, ne possiamo parlare poi dopo rispetto a quanto dicevo nell'ultimo capitolo del libro. E l'altra tipologia è legata al fatto che sempre di più c'è un tentativo di legare la scienza a logiche di mercato e anche agli interessi privati, e spesso gli scienziati stessi sono anch'essi implicati in questi interessi, perché spesso ad esempio vediamo oggi da un paio di decenni a questa parte è nata anche la figura dello scienziato imprenditore, cioè lo scienziato che parte delle sue ricerche mette su uno spin-off, mette su un'industria in diversi campi, e anche lì le tentazioni sono forti, perché quando gli interessi economici diventano forti anche le tentazioni diventano forti. Quindi da questo punto di vista ci sono queste due tipologie. Se poi vi riferite alle tipologie anche personali, anche in quel caso ci sono delle differenze, ne possiamo parlare dopo. Ci sono dei truffatori più o meno simpatici, altri più o meno antipatici, perché poi conta anche il carattere delle persone nelle cose. Ci sono, ripeto, se qualcuno ogni tanto vuole intervenire. Sì, nel frattempo sì. La presenza nella ricerca scientifica, lo stavo accennando, specie in campo biomedico, dell'industria privata è un incentivo ad alterare i risultati per profitti di mercato? Può essere certamente, può essere perché ad esempio uno dei problemi che esiste è quello anche della privatizzazione del risultato e anche della segretezza del risultato, e quindi quando i risultati sono mantenuti segreti può esserci questo rischio qua. Indubbiamente ci sono delle analisi che ci possono preoccupare da questo punto di vista. Io faccio il caso nel libro di un articolo uscito su Nature in cui hanno analizzato 70 lavori scientifici che erano legati allo studio del comportamento di un farmaco per malattie cardiocircolatorie. E allora i ricercatori che hanno analizzato questi lavori li avevano suddivisi in tre gruppi. Il primo gruppo erano lavori che dicevano che il farmaco faceva bene, il secondo gruppo diceva che il farmaco non dà nessun vantaggio ma non ha neanche degli effetti negativi collaterali, e il terzo che diceva che il farmaco non dà alcun vantaggio ma anche effetti collaterali negativi, e questo era diviso in certe percentuali rispetto ai 70 lavori. Ma quello che era impressionante è che nel primo gruppo, quello che diceva che il farmaco funzionava senza avere effetti collaterali, il 96% dei risultati era quello finanziato dalla ditta che aveva fatto il farmaco, e queste percentuali diventavano del 70 e del 36 nelle altre due tipologie, il che fa vedere che c'era sicuramente un 36% di persone oneste che erano pagate dalla ditta stessa e dicevano che questo farmaco fa male. Però faccio vedere che il problema può esistere soprattutto in certi campi, come nel campo biomedico, dove gli interessi sono fortissimi,
e dove la tipologia dell'esperimento è ben diversa da quella che si può fare in un laboratorio di fisica e di chimica, e quindi le condizioni ottimali per capire se un esperimento è confrontabile tra uno e l'altro sono molto più complesse. C'era un braccio alzato, mi sembra. No. Beh, adesso magari più avanti. Stefano, per essere un truffatore scientifico è meglio essere geniale o migliore? Allora, la risposta può apparire contraddittoria, ma non lo è. Secondo me è meglio essere mediocre, mi spiego perché, nel senso che il truffatore è geniale, essendo geniale è capace di fare truffe su grandi temi, però sui grandi temi l'attenzione è forte. E quindi quello che è sicuro è che se c'è una manipolazione che avviene su un tema che è importante, quello che succede è che prima o poi la comunità scientifica ci si scontra e la comunità scientifica ha gli anticorpi per risolvere questi problemi e quindi viene scoperto. Io narro ad esempio il caso di Emil Rupp, che è un ricercatore tedesco che è andato avanti per 10 anni, fra il 26 e il 35, riuscendo a ingannare la quasi totalità del gruppo dirigente scientifico. Allora lui è diventato famoso per un esperimento che si chiama l'esperimento di Einstein e Rupp, perché era un esperimento che lui aveva condotto su indicazione di Einstein. È interessante per questa storia perché Einstein era a Berlino in quel periodo, Rupp era a Heidelberg, e Heidelberg era il regno di Lenard. Lenard era un fisico, anche lui premio Nobel, che però contemporaneamente è anche stato uno dei primi iscritti al partito nazista, e quindi era uno che criticava fortemente Einstein, aveva fondato anche una follia che si chiama la fisica ariana, dicendo che la fisica ariana era diversa dalla fisica ebraica e così via. E quindi Einstein non poteva certo andare a Heidelberg, e quindi quello che succede in questa storia è che Einstein e Rupp si scrivono fra di loro, in cui Rupp fa l'esperimento e comunica i risultati di Einstein. E l'interessante è che noi abbiamo a disposizione tutta quanta lo scambio epistolare, perché è disponibile a tutti, andare su internet, andare sul sito che ha tutti quanti gli epistolari di Einstein, e è molto interessante perché là si capisce in che modo la frode è nata. E però si vede come Einstein non se ne accorge, nel senso che Rupp gli diceva: ho fatto l'esperimento, ho avuto questi risultati, e lui dice: no, ma questi risultati non vanno bene, la mia teoria dice quest'altro. E quello risponde 2 giorni dopo, dice: ho fatto l'esperimento e adesso va bene con la sua teoria. E Einstein gli risponde: no, c'è qualcosa che non va, hai sbagliato questo. E lui dopo un giorno risponde: sì, ho modificato le cose come tu dicevi e adesso l'esperimento funziona. E poi alla fine si scopre che anche in questo caso Rupp per 10 anni aveva preso per il naso la comunità scientifica ed aveva avuto risultati molto interessanti, però essendo secondo me geniale dal punto di vista, lui aveva una grandissima capacità nel manipolare le immagini fotografiche e si dava su temi molto molto caldi, quindi si occupava appunto della natura ondulatoria o particolare della luce, della nascita di nuove particelle, si occupava di positroni, di neutroni e così via. Alla fine è stato scoperto, se in maniera, se volete, anche questo è interessante, nel senso che gli anticorpi esistono nella scienza, come dicevo prima, ma il primo anticorpo vero secondo me è dettato dalle persone che sono intorno all'eventuale perpetratore. Cioè è importante, di nuovo qui, anche l'educazione, cioè è importante, è ragione anche per cui come direttore di una scuola di dottorato ho voluto fare un corso di questo genere, è importante che il relatore di una tesi di dottorato, se vede che un ragazzo si comporta in una certa maniera, ponga il problema all'attenzione, perché spesso e volentieri il modo di scoprire queste vicende avviene da chi sta nelle vicinanze di questa persona, perché se voi leggete un articolo e siete anche se siete nel tema, è difficile poi capire se qualcosa c'è sotto. Chi lavora gomito a gomito con le persone ha maggiore possibilità. In questo caso quello che è successo è che 2 giovani ricercatori dell'istituto AIG, che era un istituto privato di ricerca in Germania molto importante, una notte decidono di sfondare la porta del laboratorio di Rupp, perché Rupp non faceva mai entrare nessuno nel suo laboratorio. Sfondano la porta e si accorgono che alcuni degli strumenti necessari a fare gli esperimenti erano ancora dentro le casse, non erano stati mai utilizzati, e da questo poi a Barang si è scelta quanta la storia. Quindi esiste appunto diverse tipologie e diverse capacità, però secondo me le truffe fatte dai mediocri
probabilmente ce ne sono più di quelle che pensiamo, però sono anche meno importanti, nel senso che hanno a che fare con tematiche che non sono così importanti la scienza. Non sono importanti, secondo me, per quanto riguarda il cammino della scienza, sono più importanti riguardo alla capacità, attraverso magari manipolazione o truffe, di queste persone di costruirsi poi un ruolo e un posto di lavoro. In quel senso possono essere importanti, nel senso che alla fine si possono avere in posizioni dirigenziali persone che non se lo meritano. Una tipica tipologia di cattivo comportamento che negli ultimi anni anche ha trovato un aumento non indifferente è quella del plagio, perché esiste ormai un numero, tenete conto che solo l'altro anno, 2012, ci sono stati 3 milioni di articoli pubblicati scientifici in fisica, solo in fisica, 3 milioni. E questa solamente 20 anni fa era 1 milione circa, e di questi 3 milioni solo 1,4 milioni, che è praticamente quasi il 50%, sono Cina. Cioè, è cambiato completamente il mondo con cui abbiamo a che fare, è cambiato completamente quanto la scienza è diffusa, e quindi ad esempio il plagio, da questo punto di vista, è qualcosa che ha trovato diversi casi. C'era un caso che non ho fatto in tempo a raccontare nel libro perché è successo dopo che avevo consegnato le bozze, ma era un gruppo di ragazzi turchi, erano fisici in questo caso, si occupavano di teoria della gravità, una teoria che si chiama teoria della gravità di Müller, che era un fisico che si era occupato di teorie gravitazionali più o meno da collegare alla teoria insegnata della gravità generale, e questi avevano pubblicato molti articoli, e la loro sfortuna è stata che al momento della discussione del dottorato che dovevo fare ad Ankara, e visto che avevano dei risultati importanti, avevano fatto il passo più grande della gamma, nel senso che la commissione di dottorato, il direttore dell'università di Ankara, ha detto: bene, invitiamo un esperto in questo campo per dare più risonanza alla discussione del dottorato. E questo esperto era un russo che si occupava di questa problematica qua, che quando ha cominciato a leggere la tesi dottorale gli articoli che questi avevano fatto, si è reso conto che erano articoli usciti in russo negli anni 70 e 80, che questi erano semplicemente tradotto e pubblicato a loro nome, e sono stati scoperti perché probabilmente hanno fatto il passo più lungo della gamba. Quindi i mediocri hanno più possibilità, non hanno effetti a lungo termine sulla scienza, però è un tema di cui occorre tener conto. Oggi come oggi esiste un software che è stato creato, ArcGIF, è un database dove tutti quanti i chimici, fisici, matematici possono porre il loro articolo anche prima della pubblicazione. In qualche modo serve anche ad avere la priorità rispetto in termini di data rispetto alla pubblicazione stessa. E chi cura questo archivio, in questo caso è stata una ragazza russa che lavorava in quel momento negli Stati Uniti, ha messo su un ottimo software che potete utilizzare anche voi, che legge il vostro articolo e contemporaneamente lo confronta con un enorme database di altri articoli e vi avverte se avvertitamente o inavvertitamente avete compiuto operazioni di plagio, cioè alcune regole in cui c'è un numero di righe uguali e così via. E quindi oggi molte riviste sottopongono gli articoli che voi mandate alle riviste a questo software qua, e quindi è una sorta di, se volete, come guardi i ladri, cioè i ladri affinano le loro tecniche e i guardi lo stesso affinano le loro tecniche.